Certe volte le prime impressioni sono quelle che contano. Dopo aver visto il trailer con cui Neo si è presentato al pubblico, ricomparendo sulle scene ben 12 anni dopo il suo annuncio, avevamo etichettato il nuovo lavoro del Team Ninja come un mix piuttosto insolito fra Onimusha e Dark Souls. Dall'ormai defunta saga Capcom, il titolo sembrava recuperare un combat system discretamente tecnico, con un piglio da action game ed un'evidente passione per combinazioni articolate e parate ad impatto. Dai capolavori di From Software, invece, Nioh assimilava la difficoltà sopra le righe e insomma il funereo sadismo che ha reso grandi le opere di Miyazaki. Dopo aver finalmente giocato la demo pubblica che Tecmo Koei ha distribuito su PlayStation Network, ci siamo convinti che la descrizione calzi davvero a pennello. Ma c'è da fare qualche precisazione. Se possibile, Nioh punta in maniera ancor più risoluta sulla complessità del sistema di gioco, rivelandosi forse proprio per i tecnicismi del combat system persino più intransigente e spietato dei titoli che l'hanno ispirato. Per lunghe decine di minuti Nioh ci ha massacrati, brutalizzati, squarciati e fatti a pezzi, lasciandoci spaesati e confusi come non succedeva dalla prima esplorazione di Boletaria. Per inciso, è stata una sensazione meravigliosa. Non crediamo francamente che si tratti di un problema di bilanciamento, bensì dall'incontro con un impianto ludico inedito, che dei Souls riprende modi e struttura, ma che procede poi su una strada evidentemente diversa. Il protagonista di Nioh è basato su un personaggio realmente esistito, considerato come il primo samurai occidentale della storia. Si tratta di William Adams, marinaio inglese che raggiunse il Giappone nel 1600. Ovviamente il titolo Tecmo Koei mette da parte la ricerca storiografica per presentarci un racconto ben più romanzato, in cui il nostro eroe si oppone all'incedere degli insidiosi yokai, spiriti malvagi da sempre centrali nella mitologia giapponese. Cupo e tenebroso, il lore di Nioh potrebbe rappresentare un bel valore aggiunto per la produzione, anche solo per la distanza con il dark fantasy che imperversa in tutti gli esponenti del genere. Ad oggi tuttavia, quello che più risalta è il sistema di combattimento. Data l'esperienza del Team Ninja con titoli di stampo action, era lecito aspettarsi un gameplay un po' meno generico rispetto a quello della saga Souls. I 60 fps che accolgono il giocatore ribadiscono il punto e fanno presagire ottime cose. Reattività, tempismo e senso della spazialità sono doti fondamentali se si vuole aver la meglio dei samurai e degli spiriti che ci assalgono. Sostanzialmente in Nioh ci sono solamente tre classi di armi, affilatissime katane, lance insidiose e armi a impatto come enormi asce e martelli. Ognuna ha un suo preciso moveset e può essere impugnata in tre diverse posizioni. Cambiando stance si ha accesso ad una serie di specifiche mosse. Solitamente l'impugnatura alta è caratterizzata da attacchi più lenti ma più efficaci, mentre quella bassa predilige la rapidità alla potenza. L'impugnatura centrale è invece la più bilanciata. Elemento fondamentale da tenere di conto è il ki, che fa le funzioni della stamina. Ogni colpo consuma un po' di energia, così come ogni parata, e svuotare la barra perché siamo stati troppo irruenti ci lascerà in balia dei colpi avversari. Ancor più che in Bloodborne, insomma, bisogna imparare a gestire il ritmo dei colpi, evitare di esporsi troppo, ma anche di adottare una strategia passiva. Metabolizzare le sequenze di attacco e il range dei colpi è fondamentale, così come sbloccare le abilità che ci permettono di personalizzare le combo e ridurre il consumo del ki. Diversamente dagli esponenti della saga Souls, infatti, il potenziamento del protagonista non passa soltanto dall'aumento delle statistiche. Qui bisogna anche sfruttare punti abilità per apprendere nuove mosse, incrementare danni inflitti ad una certa stance e migliorare l'efficacia della posizione di guardia. Gradualmente il combat system diventa insomma tecnico e complesso, ci dà la possibilità di eseguire delle parate d'impatto che sembrano uscite da Soul Calibur, ci permette persino di personalizzare le combo scegliendo la tipologia e gli effetti dei colpi finali. Lo sviluppo del personaggio consente anche di focalizzare le nostre attenzioni su tecniche ninja e jutsu magici. Migliorare queste capacità ci permetterà di costruire diabolici gadget oppure pergamene da utilizzare per potenziare temporaneamente le armi o rallentare i nemici. Gli oggetti che avremo così costruito saranno riforniti ogni volta che torneremo ad un santuario, che qui fa le veci dei falò dei Dark Souls, e rappresenteranno un valido aiuto durante gli scontri e l'esplorazione. Ovviamente è impossibile prescindere dall'uso delle armi e sviluppare quindi una classe puramente magica, ma la varietà di build dovrebbe essere garantita. Molto diverso rispetto ai titoli From Software anche il sistema di loot. Praticamente ogni nemico lascia cadere armi, amuleti e pezzi di armatura. Ogni oggetto ha un livello di rarità, neppure fossimo in un hack and slash, ed una serie di statistiche e modificatori. Il potenziamento del vostro personaggio, insomma, passa anche dal drop, incentivando a onor del vero un po' di farming. Anche la difficoltà abbastanza marcata ed il level design spingono in direzione dell'accumulo metodico di anime e risorse. Forse questo aspetto potrebbe essere bilanciato con più attenzione, e di sicuro qualche ritocco andrà apportato alla telecamera, che spesso e volentieri si incastra irrimediabilmente e fatica a seguire l'azione.
Al di là di questi problemi, l'impianto ludico e ruolistico di Nioh ci è sembrato poggiare su basi più che solide e ha stuzzicato genuinamente la nostra curiosità. Purtroppo invece è abbastanza carente il profilo tecnico, che al di là dei 60 frame al secondo mette in mostra una costruzione poligonale davvero troppo semplice e non si fa scrupolo a riutilizzare in maniera quasi ossessiva texture ed elementi scenici. From Software ha inventato un genere, ed era ora che un nuovo contendente arrivasse a calpestare il terreno del Souls-like. Mentre Lords of the Fallen ha fallito in partenza, lontanissimo da quell'alchimia certosina e perfetta che ha reso grandi i titoli di Miyazaki, Nioh sembra avere le carte per irretire gli appassionati. Oltre ad un'ambientazione affascinante e ultimamente poco utilizzata in ambito videoludico, il titolo del Team Ninja ha dal suo un combat system profondo e interessante, cardine attorno al quale è costruita l'identità dell'intero prodotto.